Suzuki Jimny è un fuoristrada tradizionale, veramente hard, cioè praticamente inarrestabile. Questo è il suo utilizzo. Dimentichiamoci di usarla in altra maniera, perché diventa poco confortevole, poco pratica e consuma un sacco. Se invece avete una casa in montagna, in mezzo ai boschi, è forse l'unica auto che riesce ad andare ovunque, come vedremo anche nel servizio più avanti. Ha un motore 1.3, quindi abbastanza economico, da 85 cavalli a fasatura variabile e anche abbastanza brillante nell'uso in città. Poi è lunga 3,65 m, larga 1,60 m, quindi ha dimensioni da city car. In città è anche molto pratica per i parcheggi e per le manovre, anche se lo sterzo è in effetti abbastanza duro, perché essendo fuoristrada, anche quando la trazione è solo sulle due ruote, perché ricordiamo che la trazione è inseribile sulle quattro ruote. Nelle curve richiede molta attenzione, come dicevamo anche per il basso costo, che è molto reattivo, discorso completamente opposto a quello che vedremo in fuoristrada. Un fuoristrada con le marce ridotte inseribili attraverso questi tasti sulla console centrale. Si può marciare sia a due ruote motrici, quattro ruote motrici, per esempio in autostrada quando nevica, l'abbiamo provata ed è veramente ottimale, oppure a quattro ruote motrici con le ridotte quando si devono affrontare i passaggi più difficili. Tutto il male che possiamo dire su strada, in città, sull'inutilità di una vettura così, quando si va in fuoristrada si ribalta completamente. In fuoristrada questa vettura è eccezionale, eccellente. Non dovrebbe mai avere problemi neanche sui percorsi più difficili. Poi inserendo le ridotte con i differenziali autobloccanti, insomma, non dovrebbe avere ostacoli. E adesso affrontiamo una discesa ripidissima con le ridotte, anche con degli sbalzi notevolissimi. Questo è un passaggio abbastanza impegnativo che su strada normale non troveremo mai, neanche se vogliamo andare nella nostra casa nel bosco più sperduto, proprio dobbiamo farlo apposta.